Allora, giovedì, 16 giovedì fa sono andato a vedere Avatar. Ed è un film veramente bello, mi ha emozionato tantissimo, ero talmente emozionato che uscendo dalla sala ho tenuto gli occhiali in 3D. Però ho fatto un errore, sono andato a trovare mia suocera e ho visto mia suocera in 3D. È uno spettacolo che non augura nessuno. Allora, io mi sono sposato con un simile essere, non è una pianta, non è un minerale, è un mammifero. Sorride, si muove, deambula. No, è affascinante. Poi non si sa come, non si sa perché, è riuscita a portarmi in una chiesa e con un pinguino tutto vestito di nero, bardato, mi ha infilato questo. Dice, questo intanto l'hai pagato te, te lo ridò. Tutto hai pagato te. Ma quando? Poi dopo. E infilandomi questo anello in questo dito, mi ha sussurrato nell'orecchio game over. Che vuol dire dice felici per sempre. Quindi io ho intrapreso questa vita a due, prima sei single, poi ti accoppi e ti danno il destino, o un mutuo e una casa, e fai una delle più grandi cazzate della tua vita, è convivere, perché vivere è già difficile, mettici con davanti, è difficilissimo. Per darvi l'idea di quanto è difficile la coppia, io porto un esempio che sto creando ora per voi. Allora, quando sei single sei una moto e la moto è libera, piega, è leggiadra, è agile. In due è un sidecar. Hai presente quello che guida la moto col sidecar che fa la curva di là? Fa così. E c'è quella tristezza che non può piegare. E lei lo guarda. Io adoro mia moglie. Mia moglie fuori casa è un angelo. È in casa che mi spacca i coglioni. No, di più, me li frantuma. Me li nebulizza. Li ritrovo il giorno dopo sotto forma di rugiada sulle mie pantofole e sono i miei coglioni. Ho fatto la prova del DNA. E vi porto degli esempi. Io ho la fortuna di abitare a 200 metri dal mare a Livorno. Domenica mattina, maggio, ore 10, vedo la mia moglie in casa che si muove come Nosferatu, non ride mai. Gli faccio, amore, c'è il sole, l'aiuto con dei gesti perché in casa è molto assente, c'è il sole, andiamo a fare due passi, oh, c'è il sole, e mi fa, squid, che c'è? Tutta la settimana non ho avuto tempo e la casa è rimasta indietro. Ma rispetto a quale strada? Smettila! Tu non fai mai niente in casa? Insomma, a un certo punto mi fa, fai il letto. L'uomo che di domenica forzatamente rifà il letto. Lenzuola così, i cuscini tira così, le ciabatte così. Dai 4 ai 5 secondi. Però gli faccio la donna che rifà il letto. Vai pure alle edicola, faccio un attimo il letto e ti raggiungo. Bugiarda. Gira intorno al letto così. Un torero. Che il letto la guarda e dice, ma che cazzo sta facendo? Poi comincia a tirare lenzuola. E tira, e tira, e tira. Finché diventa una lastra di marmo, insomma. Poi scalda le dita sulla bajour.
e quando sono a temperatura comincio a rincalzare il lenzuolo. 25 minuti. Poi controllo il lenzuolo a terra. 2 centimetri. 2 e mezzo, ho sbagliato. Cosa hai sbagliato? Puoi dormire se c'è un disavanzo di 1 o 2 centimetri. Imbecille. Poi vai in un angolo con una tecnica tramandata da madre in figlia e lancia il copriletto. Posso fare meglio? Tipo Rezzaglio. Meglio. Una volta la mia moglie l'ha tirato 20 volte. 25 volte. Poi mi guarda e mi dice: è venuto troppo bene, stasera dormiamo sul divano. E molte donne dopo, soprattutto al sud, dopo che hanno fatto il letto, in mezzo al letto mettono la bambola. Orribile. È un caro ricordo, non mi ricorda nulla a me. Gli ho tagliato 4 dita di una mano. Almeno mi allontana gli spiriti maligni dalla camera. Tipo. Allora, quando un uomo dopo una giornata pesante torna a casa, l'uomo è una persona molto semplice, apre la porta, il suo culo si mette in contatto col divano che gli fa da torre di controllo, 3 metri all'impatto, 1 metro all'impatto, impatto. Si siede sul telecomando, parte la TV, un quiz qualsiasi. Ondeggia un po' la testa, gli si ferma il cervello, anzi gli va all'incontrario. Ci può stare 3-4 ore. La donna no, in casa è dinamica. Mia moglie, qualsiasi ora del giorno, gira con 4 golfini perfettamente stirati da una stanza all'altra. Una volta l'ho fermata, ho controllato, erano di cartongesso. Erano finiti. Arriviamo al villaggio, così, in un mare di nulla, il nulla. C'erano dei cartelli, ho scritto, qui non c'è un cazzo, anche qui, in italiano, in turco. Vado alla stanza, alla suite, bellissima. Balcone, l'uomo è romantico, guarda il mare, guarda il mare. Ma l'acqua è torbida. 100 denti mi aveva detto che era limpida, sul dépliant era limpida. Nel silenzio della spiaggia sentivi tud, 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 tud. Erano i pesci che non vedendosi si scontravano, tud. I catamarani, domani faremo jogging, amore, amore? La tua moglie a occhio nudo nella stanza non la vedi. Una tromba marina. Solo ante cassetti che si aprono e si chiudono. Poi perde velocità, a terra sul letto stremata così. Abbiamo riempito ogni angolo, ogni fessura di roba sua e del bambino. Il mio trolley nemmeno sfiorato. Controlla i cassetti, roba sua, bambino, sua, 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 bambino, bambino, sua, bambino, sua, l'ultimo non va. Quello l'ho lasciato a te. Ma non va. Nei beauty case c'è un Black & Decker, punta grossa, fa il buco tondo, calzino lo arrotoli e lo metti dentro così. Mi incazzo. Giro per il villaggio, piglio il mio libro e me ne vado alla piscina. Una pace, un silenzio. Solo uccellini. Tutti i colori. Non si sovrapponevano nemmeno. In ordine, piglio il libro, telo mare, salto a prefazione, mi cancello pagina 1 qui e vado a pagina 2. Come leggo la prima parola? Ciao, l'animatore. Non era una palma, era l'animatore travestito da palma. Ciao, perché sei triste? Sei te che sei stronzo, non sono io che sono triste. Dai, mattacchione, giochiamo a nascondino?
Batacchione, nascondino. Ho 53 anni. Non gioco a nascondino da 48 anni. Sono 40 gradi all'ombra. Vedo che anche le lucertole portano la bandana e devo giocare con te. Arriva mia moglie con degli occhiali da sole così. Praticamente era dentro un Ape 50. Figlio e bombola arancione da sub. Gli faccio, perché la bombola? Amore, guarda che l'acqua della piscina è bassa. Ma che bombola? È la crema solare. Cia, cia, un capo indiano, uno stregone. Cia, assecchiate. Poi piglia il bimbo, non riusciva a prenderlo perché sgusciava. E lì, no mamma, no, con la cazzuola, no mamma. Lo patina. Un pane di burro. Io sotto il sole, inarcato ai raggi malefici, facciamo rimanere una molecola, un micro. Mi brucia la schiena, frigge. Lei, mentre chiude il tappo, e questa è una storia vera, no, costa tanto. E te la dovevi portare. Mi incazzo, dentro, perché siamo in vacanza. Giro per il villaggio. Ogni 5 metri un nuovo animatore. Ciao, sono Filippo. E che cazzo me ne frega? Giochiamo? Giochiamo? A bocce? La boccia bianca la tieni, ma quella nera sotto il sole brucia. Andiamo? Ci aspetta il cavallo sulla battigia. Il cavallo era così. Il rosario fra le zampe. La sella gli era scivolata alla rovescio. Come l'animatore si distraeva, il cavallo mi faceva. E a quel punto mi incazzo, sfodero la carta di credito così, come una scimitarra. Tutti i clienti, andate via, andate alle strade d'Egitto, a fare le calamitine per frigoriferi, andate. E li faccio sgombrare, li mando tutti via. Sprango tutto il villaggio, tavole e chiodi, tutto. Solo, chiuso, chiamo il capo degli animatori. Vieni qui. Vieni qui. Voglio fare un corso di arco. E voglio 11 frecce. Perché so che voi siete 12. Ora sì che giochiamo a nascondino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21. Amen. Giochiamo! No! Mi è venuta un'idea! No! Tientela! Ma no! Ma lui non ha fatto uno! No! Fatti i cazzi tuoi! No! No! Quello sul cavallo! No! E poi aspetta un po', do la chance all'ultimo. È lì che arranca nella sabbia. Mi muovo con passione. Mi allontano la borraccia, tante volte avesse sete. Lo giro come una tartaruga e gli faccio: non ti ammazzo, solo perché devi andare a raccontare quello che hai visto. E lui mi fa: posso farti un'ultima domanda? Dimmi. Ma il coccodrillo come fa? Ecco questo gesto, cercate di scavare nella vostra memoria. Questo gesto, guardate. Guardate questo gesto. Lo facevamo al secondo quadrimestre. Avevamo da rimediare un fottutissimo 5 e andavamo volontari. E non sapevamo niente. Vengo volontario, signora, vengo volontario. Non so un cazzo e vengo volontario, signora. Migone, vengo volontario, signora. Vengo volontario. Vengo volontario, signora. Non so niente. Volontario, volontario, veramente volontario, signora. Allora, l'Italia confina. Allora, confina con... C'è il, io, c'è il mare... c'è il mar di qua, il mar di là. Anticamente si chiamava così. Poi c'è il mar laggiù. E i confini c'è la Svizzera, la Cocca, San Marino,
Piemonte, il capoluogo di Torino, il Po nasce sull'Alpi, poi c'è la Po, i prealpi, che sono invidiosi delle Alpi. Prealpi, se sei bravo diventi Alpa, ma se non sei bravo rimani prealpa. No, vabbè, poi c'è Aulla, che è confine fra il bello e il brutto, dopo Aulla va a Milano ed è brutto, dopo Aulla va in Toscana e sta bene. Va bene, l'Abruzzo e il Molise, confinano con una E, e il Molise. Abbiamo industria tessile, caprini, ovini, caprini, suini. Gli ovini così, per fare una frittata ci vogliono 8 milioni. Sì, 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 sì. E poi abbiamo la rugiada e la brina. La brina, rispetto alla rugiada... la brina è una rugiada incazzata, insomma, col gel. Bene, allora, da Giovanni dalle Bande Nere, il mille non più mille, disse a Vercinge Tori, era sul Rubicò, era su un fiume. Il sasso me lo ricordo, ma il fiume no. Il nome del sasso era Sasso. E disse, e c'erano tutti i cavalieri, voi suonate pure... Le vostre campane che noi vi trombiamo le vostre mogli. No? Non era così? Però... Poi è Pigno, re delle Biro, che conquistò tutto con la penna Bic. No? Vabbè, Napoleone nasce... Napoleone vuole tutto a Bonaparte, tutto. Napoleone nasce da solo, e qui, non più, da solo nasce, ed è praticamente Napoleone... Ah, c'è la ricreazione? Dopo la ricreazione, vado. Giovedì, 16 giovedì fa sono andato a vedere Avatar ed è un film veramente bello, mi ha emozionato tantissimo, ero talmente emozionato che uscendo dalla sala ho tenuto gli occhiali in 3D. Però ho fatto un errore, sono andato a trovare mia suocera e ho visto mia suocera in 3D. È uno spettacolo che non augura nessuno. Allora, io mi sono sposato con un simile essere. Non è una pianta, non è un minerale, è un mammifero. Sorride, si muove, deambula. No, è affascinante. Poi non si sa come, non si sa perché, è riuscita a portarmi in una chiesa e con un pinguino tutto vestito di nero, bardato, mi ha infilato questo. Dice, questo intanto l'hai pagato te, te lo ridò. Tutto hai pagato te. Ma quando? Poi dopo. E infilandomi questo anello in questo dito, mi ha sussurrato nell'orecchio game over. Che vuol dire dice felici per sempre. Quindi io ho intrapreso questa vita a due, prima sei single, poi ti accoppi e ti danno il destino, o un mutuo e una casa, e fai una delle più grandi cazzate della tua vita, è convivere, perché vivere è già difficile, mettici con davanti, è difficilissimo. Per darvi l'idea di quanto è difficile la coppia, io porto un esempio che sto creando ora per voi. Allora, quando sei single sei una moto e la moto è libera, piega, è leggiadra, è agile. In due è un sidecar. Hai presente quello che guida la moto col sidecar che fa la curva di là? Fa così.
e c'è quella tristezza che non può piegare, e lei lo guarda. Io adoro mia moglie fuori casa è un angelo, è in casa che mi spacca i coglioni, no, di più, me li frantuma, me li nebulizza. Li ritrovo il giorno dopo sotto forma di rugiada sulle mie pantofole e sono i miei coglioni. Ho fatto la prova del DNA. E vi porto degli esempi. Io abito, ho la fortuna di abitare a 200 metri dal mare a Livorno. Domenica mattina, maggio, ore 10, vedo la mia moglie in casa che si muove come Nosferatu, non ride mai. Gli faccio, amore, c'è il sole. L'aiuto con dei gesti perché in casa è molto assente. C'è il sole. Andiamo a fare due passi. Oh, c'è il sole. E mi fa... Che c'è? Tutta la settimana non ho avuto tempo e la casa è rimasta indietro. Ma rispetto a quale strada? Smettila! Tu non fai mai niente in casa? Insomma, a un certo punto mi fa, fai il letto. L'uomo che di domenica forzatamente rifà il letto. Lenzuola così, i cuscini tira così, le ciabatte così. Dai 4 ai 5 secondi. Allora gli faccio la donna che rifà il letto. Vai pure all'edicola, faccio un attimo il letto e ti raggiungo. Bugiarda. Gira intorno al letto così. Un torero. Che il letto la guarda, dice, ma che cazzo stai facendo? Poi comincia a tirare lenzuolo. E tira, e tira, e tira. Finché diventa una lastra di marmo, insomma. Poi scalda le dita sulla bajur e quando suona a temperatura comincia a rincalzare il lenzuolo. 25 minuti. Poi controlla il lenzuolo a terra. 2 centimetri. 2 e mezzo, ho sbagliato. Cosa è sbagliato? Puoi dormire se c'è un disavanzo di 1 o 2 centimetri. Imbecille. Poi vai in un angolo con una tecnica tramandata da madre in figlia e lancia il copriletto. Posso fare meglio? Tipo Rezzaglio. Meglio. Una volta la mia moglie l'ha tirato 20 volte. 25 volte. Poi mi guarda e mi dice, è venuto troppo bene, stasera dormiamo sul divano. E molte donne dopo, soprattutto al sud, dopo che hanno fatto il letto, in mezzo al letto mettono la bambola. Orribile. È un caro ricordo, non mi ricorda nulla a me. Gli ho tagliato 4 dita di una mano. Almeno mi allontana gli spiriti maligni dalla camera. Tipo. Allora, quando un uomo dopo una giornata pesante torna a casa, l'uomo è una persona molto semplice, apre la porta, il suo culo si mette in contatto col divano che gli fa da torre di controllo, 3 metri all'impatto, 1 metro all'impatto, impatto. Si siede sul telecomando, parte la TV, un quiz qualsiasi, ondeggia un po' la testa, gli si ferma il cervello, anzi gli va all'incontrario. Ci può stare 3-4 ore. La donna no, in casa è dinamica. Mia moglie, qualsiasi ora del giorno, gira con 4 golfini perfettamente stirati da una stanza all'altra. Una volta l'ho fermata, ho controllato, erano di cartongesso. Erano finiti.
Arriviamo al villaggio così, in un mare di nulla, il nulla. C'erano dei cartelli, ho scritto qui non c'è un cazzo, anche qui, in italiano, in turco. Vado alla stanza, alla suite, bellissima. Balcone, l'uomo è romantico, guarda il mare, guarda, guarda il mare. Ma l'acqua è torbida. Centodenti mi aveva detto che era limpida, sul dépliant era limpida. Nel silenzio della spiaggia sentivi tud, 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 tud. Erano i pesci che non vedendosi si scontravano, tud. I catamarani, domani faremo jogging, amore, amore. La tua moglie a occhio nudo nella stanza non la vedi. Una tromba marina. Solo ante cassetti che si aprono e si chiudono. Poi perde velocità, a terra sul letto stremata così. Aveva riempito ogni angolo, ogni fessura di roba sua e del bambino. Il mio trolley nemmeno sfiorato. Controlla i cassetti, roba sua, bambino, sua, 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 bambino, bambino, sua, bambino, sua, l'ultimo non va. Quello l'ho lasciato a te. Ma non va. Nei beauty case c'è un Black & Decker, punta grossa, fa il buco tondo, calzino lo arrotoli e lo metti dentro così. Mi incazzo. Giro per il villaggio, piglio il mio libro e me ne vado alla piscina. Una pace, un silenzio. Solo uccellini. Tutti i colori. Non si sovrapponevano nemmeno. In ordine, piglio il libro, telo mare, salto a prefazione, mi cancello pagina 1 qui e vado a pagina 2. Come leggo la prima parola? Ciao, l'animatore. Non era una palma, era l'animatore travestito da palma. Ciao, perché sei triste? Sei te che sei stronzo, non sono io che sono triste. Dai, Mattacchione, giochiamo a nascondino? Mattacchione? Nascondino. Ho 53 anni. Non gioco a nascondino da 48 anni. Sono 40 gradi all'ombra. Vedo che anche le lucertole portano la bandana e devo giocare con te. Arriva mia moglie con degli occhiali da sole così. Praticamente era dentro un'ape 50. Figlio e bombola arancione da sub. Gli faccio, perché la bombola? Amore, guarda che l'acqua della piscina è bassa. Ma che bombola? È la crema solare. Cia, cia, un capo indiano, uno stregone. Cia, assecchiate. Poi piglia il bimbo e non riusciva a prenderlo perché sgusciava. E gli, no mamma, no, con la cazzuola, no mamma. Lo patina, un pane di burro. Io sotto il sole inarcato ai raggi malefici, facciamo rimanere una molecola, un micro, mi brucia la schiena, frigge. Lei, mentre chiude il tappo, e questa è una storia vera, no, costa tanto. E te la dovevi portare. Mi incazzo, dentro, perché siamo in vacanza. Giro per il villaggio, ogni 5 metri un nuovo animatore. Ciao, sono Filippo, e che cazzo me ne frega. Giochiamo? Giochiamo? A bocce? La boccia bianca la tieni, ma quella nera sotto il sole brucia. Andiamo? Ci aspetta il cavallo sulla battigia. Il cavallo era così. Il rosario fra le zampe. La sella gli era scivolata alla rovescio. Come l'animatore si distraeva, il cavallo mi faceva. E a quel punto mi incazzo, sfodero la carta di credito così, come una scimitarra. Tutti i clienti, andate via, andate alle strade d'Egitto, a fare le calamitine per frigoriferi, andate. E li faccio sgombrare, li mando tutti via. Sprango tutto il villaggio, tavole e chiodi, tutto. Solo, chiuso, chiamo il capo degli animatori. Vieni qui. Vieni qui. Voglio fare un corso di arco. E voglio 11 frecce. Perché so che voi siete 12. Ora sì che giochiamo a nascondino.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21. Amen. Giochiamo? No! Mi è venuta un'idea. Tientela. Ma lui ha fatto uno. Fatti i cazzi tuoi. Quello sul cavallo. E poi aspetta un po', do la chance all'ultimo. È lì che arranca nella sabbia. Mi muovo a compassione. Da lontano la borraccia tante volte avesse sete. Lo giro come una tartaruga e gli faccio: non t'ammazzo, solo perché devi andare a raccontare quello che hai visto. E lui mi fa: posso farti un'ultima domanda? Dimmi. Ma il coccodrillo come fa? Ecco questo gesto, cercate di scavare nella vostra memoria. Questo gesto, guardate. Guardate questo gesto. Lo facevamo al secondo quadrimestre. Avevamo da rimediare un fottutissimo 5 e andavamo volontari. E non sapevamo niente. Vengo volontario, signora, vengo volontario. Non so un cazzo e vengo volontario, signora. Migone, vengo volontario, signora. Vengo volontario. Vengo volontario, signora, non so niente, volontario, volontario, veramente volontario, sì. Allora, l'Italia confina. Allora, confina con. C'è il, io, c'è il mare. C'è il mar di qua, il mar di là. Anticamente si chiamava così. Poi c'è il mar laggiù. E i confini c'è Laos, la Svizzera, la Cocca, San Marino, e Piemonte, il capoluogo di Torino, il Po nasce sull'Alpi, poi c'è la Po, i prealpi, che sono invidiosi delle Alpi. Prealpi, se sei bravo diventi Alpa, ma se non sei bravo rimani prealpa. No, vabbè, poi c'è Aulla, che confine fra il bello e il brutto, dopo Aulla va a Milano ed è brutto, dopo Aulla va in Toscana e sta bene. Va bene, l'Abruzzo e il Molise, confinano con una E, e il Molise. Abbiamo industria tessile, caprini, ovini, caprini, suini. Gli ovini così, per fare una frittata ci vogliono 8 milioni. Sì, 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 sì. E poi abbiamo la rugiada e la brina. La brina, rispetto alla rugiada, la brina è una rugiada incazzata, insomma, col gel. Bene, allora, da Giovanni dalle Bande Nere, il mille non più mille, disse a Vercingetorix, era sul Rubicò, era su un fiume. E il sasso me lo ricordo, ma il fiume no. Il nome del sasso era Sasso. E disse, e c'erano tutti i cavalieri: voi suonate pure le vostre campane che noi vi trombiamo le vostre mogli. No? Non era così? Però... Poi e Pigno, re delle Biro, che conquistò tutto con la penna Bic. No? Vabbè, Napoleone nasce, Napoleone vuole tutto a Bonaparte, tutto. Napoleone nasce da solo, è qui, non più, da solo nasce, ed è praticamente Napoleone... Ah, c'è la ricreazione? Dopo la ricreazione, vado.